Ciao a tutti per l'ultimo torneo dell'estate, poi ci vediamo a settembre, quindi buona lezione a tutti quanti. Carlo può andare, tutto a posto. Ok, ciao a tutti. Allora, mano numero 1, nord apro fiori, sud dichiara un fuori, nord dichiara un senza, ed ora qui a secondo dei sistemi, c'è chi dichiara due fiori di passaggio, check back, per chiedere al compagno se ha tre carte di cuori. Ah, scusate, no, ho visto male, sono già in vacanza. A fiori e cuori, nord dichiara due cuori e sud dichiara quattro cuori. Ok, comincio a vedere tra virgole. Allora, attacco normale, dama di picche. Questa è una mano un po' complicata. Perché? Vediamo un po', abbiamo di due perdenti ineluttabili che sono l'asso di fiori e l'asso di quadri, poi una potenziale perdente a cuori, tutto dipende da dove è posizionato il re, e poi abbiamo il re terzo di picche per asso terzo. Ora qui c'è chi ha preso di mano e ha giocato, chi ha preso di mano a picche e ha anticipato cuori. Quando scopre che gli è andato male, ormai il contratto è perduto, perché come detto adesso sarà costretto, oltre a pagare la cuori, pagherà anche la picche, l'asso di quadri e l'asso di fiori. Quindi vuol dire che questa strada qui non è corretta. Vediamo un po'. Certo, poteva andare bene la parte di cuori, ma il problema di questa mano è questo. Allora, noi abbiamo detto che abbiamo sicuramente due perdenti ineluttabili che sono l'asso di fiori e l'asso di quadri. A fiori, tra l'altro, abbiamo due carte, dobbiamo anche indovinare dov'è la posizione dell'asso e della donna, perché corriamo il rischio di pagare addirittura due fiori, una quadri. Ma la cosa che dobbiamo fare adesso, innanzitutto, è quello di salvare innanzitutto l'unica perdente che è salvabile, che è quella di picche. Perché? Perché noi abbiamo la possibilità di scartare sulla vincente extra che abbiamo a quadri la picca del morto. Quindi, prima operazione da fare è quella di anticipare quadri, ma avendo questa accortezza bisogna prendere al morto con le di picche, perché è assolutamente necessario avere l'asso di picche come ingresso in mano e anticipare quadri. Speriamo che gli avversari liscino. E io devo continuo quadri. Bene, ora a questo punto prendono, ma vedete quanto è importante che io ho conservato l'asso di picche in mano. Se avessi tenuto il re di picche a morto, adesso non saprei, quando mi giocano picche, non sapevo come fare a venire in mano, mentre invece adesso, in questo momento, io mi trovo in mano con l'asso di picche. Gioco il re di quadri e scarto la picca del morto. E sono già a buon punto adesso. Ora è venuto il momento di fare la base di cuori. Va male? Pazienza. Supponiamo che mi tornino cuori o picche. Supponiamo che tornino cuori. Ecco, ora è venuto il momento che bisogna indovinare l'amore, la fiori. Ma avendo visto già l'asso di quadri a destra e il re di cuori sempre a destra, diciamo che è molto più facile immaginare l'asso di fiori a sinistra. Ed ecco che a questo punto, quando si gioca a fiori e qui non mette l'asso, bisogna passare il re. Oddio, chi ha passato il fante, chi ha fatto la base, pazienza, però, come vedete, si è preso una chance, innanzitutto scartando la perdente di picche sulla quadri, e adesso si trattava semplicemente di indovinare. Le probabilità dicevano che era molto più facile trovare l'asso di fiori in ovest che non in est. A questo punto tutto diventa facile, la picca la paghiamo, la tagliamo e paghiamo una fiori. Questa è una mano dove molti l'hanno fatta, alcuni sono andati sotto di una e altri sono andati sotto di due, ma sicuramente, diciamo, chi ha preso con il re di picche, la prima, ha vinto con il re di picche al morto, la prima presa era già sulla strada buona. E ha anticipato quadri. Mano numero 2. E
est apre fuori, sud interviene un picche, ovest viceversa, potrebbe, avendo l'asso terzo di cuori, a 8 punti è normale che dichiari 2 cuori. Nord dichiara passo ed est con quelle carte va sicuramente senza indugio va a 4 cuori. Attacco, che si attacca con asso alle terze, ecco, è la solita strada, qui l'attacco normale, naturale a fiori, e io vi suggerisco questo tipo di accordo con il compagno, quando avete asso e re lunghi, attaccate di asso e il vostro compagno vi darà il conto, in modo che se avete asso re quinti, il vostro compagno dovesse avere il dubbio, siete in grado di poter eventualmente dare un taglio. Se invece avete asso re corti, del conto non vi interessa, vi interessa sapere se il compagno ci invita o ci rifiuta. Allora ecco che con asso re corti si attacca di re. Sull'attacco di re il nostro compagno adesso, al secondo degli accordi, se giocate pari e dispari cercherà di darvi una dispari, se giocate alta bassa cercherà di darvi una carta alta. Adesso con la chiamata a fiori è normale continuare fiori. E fiori ancora, come vedete. Est taglia. Ha pagato 2 fiori. Adesso sembra che abbia una perdente di quadri e una potenziale perdente di picche. Perché dico potenziale? Cioè la quasi sicura una perdente di picche, perché sud è intervenuto a picche. Diciamo che le probabilità anche qui che abbia sud il re di picche, avendo l'asso in mano, secondo, da una fanda al morto, sono molto alte, è molto probabile che abbia delle picche. Ma come si gioca questa mano? È chiaro che battere le a tu per andare a morto, fare una parte di picche è sbagliato, perché se poi non troviamo le cuori divise e non riusciamo più ad andare al morto una seconda volta, anche se ci va male la parte di picche siamo spacciati, abbiamo la dama di picche buona ma non possiamo scattarci la quadra perché al morto non ci andiamo più. E allora è meglio giocare subito asso di picche picche, come dice. Però attenzione, asso di picche picche potrebbe adesso, noi per esempio possiamo battere un giro di cuori, potremmo battere anche due. Ecco, ma nel momento in cui scopriamo adesso l'asso di cuori è prezioso come ingresso. Ora però quello che non bisogna fare adesso è proprio giocare asso di picche picche. Perché? Perché se noi giochiamo asso di picche picche, e quello che è intervenuto a picche non è detto che debba per forza avere la quinta, potrebbe avere la sesta di picche. Adesso, dopo che ha preso cuore di picche, se mi gioca ancora picche, fa tagliare il suo compagno, ed ecco che adesso il nostro piano è andato alla malora, perché abbiamo la perdente di quadri e la donna e il fante di picche non è vincente perché c'è stato tagliato. Come si poteva rimediare? E allora torniamo indietro. Il re di picche è quasi sicuramente in sud, ma non dobbiamo commettere l'errore di giocare asso di picche e picche, c'è stato l'intervento a picche, potrebbe avere la sesta, quindi la miglior cosa da fare, torniamo anche indietro, era quello di battere un giro di cuori e di giocare subito piccola picche, giocando in questo modo, che sia a destra o a sinistra il re di picche non ci interessa più. Adesso, a meno che non abbia re settimo di picche, voi vedete che adesso le non possono più farci nulla. Mettiamo che giochi quadri, ma anche se gioca picche, io adesso faccio in tempo a sbloccare l'asso di picche, incasso la seconda cuori. Ora sblocco l'asso di picche e come vedete io vado sotto soltanto se quello con la terza di cuori avesse avuto il singolo di picche, cioè se ci fosse stato l'intervento con la settima. Ora sulla donna di picche ci butto via la quadri perdente e reclamo il resto. Quindi vedete, giocando piccola picche si vince sempre con re a destra, con re a sinistra, a meno che non abbia re settimo di picche. Mano numero 3, vediamo qui, sud dichiara passo, ovest apre un picche. Nord dichiara passo e qui anche qui dagli accordi c'è chi gioca 2 senza tu fit quarto forzante a mancia, va benissimo.
sud di Carapasso, ovest ovviamente avendo una mano straminima, cioè 12 con la 5,32 non ha valori particolari, deve dichiarare se 2 senza 2 è forzata a marcia, con il fit bisogna dichiarare 4 picche. Altre dichiarazioni sarebbero state con mano, con mani più costruttive, più belle. Allora, vediamo un po' l'attacco più probabile, fante di quadri. Dunque, qui c'è la picche che dovremmo essere a posto. Abbiamo una perdente di quadri, una potenziale perdente di cuori, tutto dipende da dove è il re, e anche a fiori. Qui, se troviamo tutto storto, re di picche, re di cuori storto, l'asso di fiori storto, questa mano non ha nessuna possibilità. Ma vediamo un po', se invece troviamo il re di cuori piazzato in questa mano, possiamo fare 5 picche, 4 cuori più l'asso di quadri. Quindi non è neanche necessario trovare l'asso di fiori piazzato, basterebbe trovare il re di cuori piazzato. Se poi il re di cuori è storto, pazienza, allora abbiamo ancora la possibilità della posizione favorevole dell'asso di fiori. Ma noi la prima cosa che dobbiamo fare è proprio quella, andare a verificare, perché se il re di cuori è piazzato bene, le nostre 10 prese sono assicurate. Ma attenzione, il re di cuori, io non ho detto che debba essere per forza secondo, secco, secondo, terzo, potrebbe anche essere lungo. E noi è proprio quello che dobbiamo fare, si prende a quadri, giochiamo pure picche, gli ingressi ne abbiamo quanti ne vogliamo, possiamo anche lisciare la prima picche, lasciarla morta, adesso prendiamo la seconda picche. Ora attenzione, non bisogna battere il terzo giro di picche, siamo in mano, bisogna approfittare per fare immediatamente la passa di cuori, perché la picche ci serve come ingresso. Rientriamo in mano a picche. E di nuovo un pass di cuori. Vedete che a cuori va bene. Bene, a questo punto bisogna venire ancora in mano con la picche. C'è da fare uno slalom gigante in questa mano. A questo punto sull'asso di cuori si butta via la quadri. E si tenta le sparti fiori. Se la sparti fiori va bene, abbiamo già fatto le nostre 10 prese. Se va male, ne abbiamo sempre fatte 10, altrimenti facciamo anche la solleve. In questo caso, con il re di cuori piazzato, era sufficiente quello per fare le 10 prese. Ma bisognava stare attenti a non battere troppe volte a tu, perché ci servivano come ingresso per poter fare la sparti cuori più volte. Dunque, mano numero 4, ovest dichiara passo, nord apre un fiori, est dichiara passo, sud dichiara un quadri. Ora, alcuni nord hanno dichiarato 2 senza tu, ci può anche stare, pur avendo la senza di fiori, c'è chi ha dichiarato 3 fiori, vediamo un po', se nord dice 2 senza, è logico e normale che sud chiuda 3 senza. Se il nord dice 3 fiori, anche qui è normale che il sud dica 3 quadri e comunque si arriva a 3 senza, giocate da nord che è il contratto normale. Vediamo, attacco picche. Qui c'è chi ha indovinato, chi ha sbagliato. Adesso vediamo tecnicamente come va giocata questa mano. Voi avete 2 prese di picche e una di cuori, fanno 3. Poi abbiamo asso di fiori, asso di quadri e arriviamo a 7. Ma come vedete abbiamo 8 fiori e 8 quadri sulla linea. Uno di quei due semi ci deve produrre le prese mancanti per mantenere il contratto. Possiamo trovare le fiori divise oppure trovare le quadri divise. Ma dobbiamo provarle tutte però. Cosa vuol dire provarle tutte? Vuol dire che chi ha preso e ha giocato quadri, ovviamente quadri non potendo fare battere asso re perché non servirebbe a niente, c'è chi ha fatto il colpo in bianco. Sono tornati a picche e adesso abbiamo scoperto, adesso scopriamo che le quadri non sono divise e abbiamo mandato in malora il nostro contratto, soprattutto quando poi ci rendiamo conto che le fiori erano divise. E allora torniamo indietro. Giocare quadri, colpo in bianco, significa giocare soltanto sulla divisione delle quadri. E non è sufficiente, questa mano qui ci offre molte più possibilità. Quali sono? Allora,
è chiaro che se dobbiamo giocare quadri bisogna fare coppie in bianco, ma dopo aver preso a picche, la prima cosa da fare è giocare asso dei fiori. Perché? Perché se troviamo le fiori 4-1, cioè non le troviamo divise, e allora a quel punto faremo i colpi in bianco a quadri. Ma non appena ci rendiamo conto che le fiori sono già divise, ora non abbiamo più bisogno delle quadri per arrivare a 9 prese, si continua a fiori. E le nostre 9 prese sono già a casa. Vediamo, qui prende, torna a picche, ma io nel mio conteggio adesso ho 5 prese di fiori, 2 prese di picche, 2 prese di quadri e una di cuori e faccio 3 senza più 1. Se le fiori non fossero, se battendo asso di fiori mi accorgo che le fiori non sono, sono 4-1, non sono divise, a quel punto giocherò il colpo in bianco a quadri, ma in questo modo io me le provo tutte e due. È sbagliato fare il colpo in bianco a fiori all'inizio, perché se sono 4-1 le fiori poi ci va male e ci rendiamo conto che magari erano le quadri di 3-2. Quindi prima si batte asso di fiori, se sono divise continuiamo a fiori. Se non sono divise, colpi in bianco e quadri, sperando che ci siano le quadri divise 3-2. Mano numero 5. Nord apre un senza. Ecco, c'è chi è intervenuto con le carte di est, c'è chi ha detto due picche, chi ha detto passo. In un modo o nell'altro, poi, in ogni caso, sud ha dichiarato, adesso mettiamo su due picche, ha dichiarato tre senza, oppure sul passo ha dichiarato tre senza. Io adesso metto tre senza, che è il contratto normale, anche se ci fosse la dichiarazione invitante a due senza, diciamo che Nord potrebbe poi concludere, però avendo un asso sesto, 9 punti, fatti da due assi, è normale dichiarare tre senza. Attacco re di picche. Contiamo le prese, sicuramente abbiamo 6 prese a fiori, asso di cuori, asso di picche e asso di quadri, sono 9 prese. Eppure c'è qualcuno che si è trovato in difficoltà, ma perché? Perché si è reso conto magari troppo tardi che c'era un piccolo, piccolissimo rischio in questa mano. E qual è? Quello di trovare le fiori 3-0, perché? Perché come vedete con le fiori 3-0, certo, le probabilità di trovare le fiori 3-0 sono scarse, ma c'è sempre questa possibilità. E con le fiori 3-0 siamo noi che blocchiamo il segno del morto. Cioè, vedete, le cartine re, dama, 9-7, purtroppo sono più alte delle cartine del morto. Se noi giochiamo re di fiori, dama di fiori, asso di fiori, certo, mangiamo il fante, ma poi restiamo con il 7 di fiori o con i 9 di fiori, che è più alto delle cartine del morto, non riusciamo a fare le 6 prese. E allora che si fa? Vabbè, intanto si liscia a picche, si liscia anche la seconda volta a picche, e quindi, se questi tornano a picche, ora è venuto il momento di buttare via una fiori. Ora le 6 prese di fiori non se le porta via nessuno, comunque siano, che siano divise 2-1 o 3-0, ho sbloccato il colore sulla terza picchia. Adesso giocherò a fiori e le mie 9 prese sono a casa. Farò 6 prese di fiori, l'asso di picche e i 2 assi rossi. Mano numero 6. Qui è stato un senza. Sud dichiara passo. E anche qui ovest dichiara 3 senza. Attacco, dama di cuori. Anche qui vediamo un po' quale risorse ci offre questa mano. Vediamo, noi abbiamo 2 prese di cuori e 3 prese di fiori, sono 5. Abbiamo la possibilità di fare 2 prese di picche e arriviamo a 7. Sembra che qui poi abbiamo un insieme di 9 carte di quadri, avendo asso, dama 10 in mano e 5 cartine al morto, appare subito, è evidente che sembra che sia semi di quadri, semi da giocare subito, immediatamente. Ma come, per prenderci tutte quante le chance di questa mano, che si fa? Si prende. Allora, si gioca immediatamente l'asso di quadri. Guardate, perché a noi non servono 5 prese di quadri, ce ne bastano 4 per fare il contratto. Abbiamo 3 fiori, 2 cuori, con 4 quadri, con 4
prese di quadri si fa il contratto. Ora sull'osso di quadri, se vediamo cadere il re oppure il fante, è chiaro che noi continuiamo a quadri perché abbiamo, come abbiamo visto prima, tre prese di fiori, quattro prese di quadri e due prese di cuori. Ma se non vediamo niente, ora noi possiamo certo andare a morto adesso a fiori e poi giocare quadri verso la mano sperando che nord abbia o il re o il fante, come vedete qua adesso ci manca soltanto re e fante. Ma prima di fare questa manovra qui bisogna farne un'altra, vi faccio vedere. Ora è normale prendere e giocare quadri, ma prima bisogna provare le fiori. Perché? Perché noi avevamo quattro cartine di fiori in mano e non appena ci rendiamo conto che le fiori sono divise 3 e 3 e che la quarta fiori che abbiamo in mano è buona, non ci servono più le quattro per fare il contratto. Ora si gioca picche, che facciano quello che vogliono. Io ormai le 9 prese le ho già in mano, perché farò 4 prese di fiori, 2 prese di cuori, 2 prese di picche e una di quadri. Adesso giocherò ancora picche. Gli avversari prendono, giocheranno cuori, ma ormai io il contratto come vedete, chi ha giocato subito sulle quadri, certo, ha trovato le carte malmesse, ma non si è giocato tutte le possibilità. Se le fiori non erano divise a 3-3, certamente la linea migliore era quella di giocare sulle quadri. Ma non appena scopriamo che le fiori sono divise, non ci servono più, abbiamo già le 9 prese. Come vedete, è chiaro che in Mitchell probabilmente il modo di giocare è diverso, ma in duplicato, oppure quando si gioca IMSS, dato che è importantissima mantenere il contratto, non ha importanza da sulle me. Quindi bisogna giocare nel modo che ci garantisca più di tutti il mantenimento del contratto. Mano numero 7. Sud dichiara passo, ovest dichiara passo, nord apre un cuori, sud dichiara un senza. Adesso c'è chi gioca la gazzilli, chi gioca la gazzilli va benissimo, chi gioca invece naturale dichiara due senza tu naturale, che vuol dire che ha praticamente l'apertura di un senza con la quinta di cuori. È normale che il sud con 9 punti ne dichiari 3. Anche qui l'attacco fante di picche. Qui molti sono caduti in questa mano. Perché? Adesso vediamo. Eppure contiamo le prese. Voi vedete che anche pagando il re di fiori in questa mano, voi potete fare 4 prese di fiori. Anche pagando il re di fiori. 4 prese di fiori. 3 prese di picche, più asso di cuore, più asso di quadri, sono 9, sono lì, sono in tavola, basta incassarle. C'è chi ha preso, ha giocato subito, ha giocato... Allora, vediamo un po', ci sono di quelli che hanno preso, poi hanno giocato cuori, sperando di trovare... Hanno anche trovato il re di cuori piazzato bene, ma poi si sono trovati messi male. Eppure, ricontiamo, 4 prese di fiori, 3 prese di picche, una di cuori, una di quadri, sono 9 prese. C'è chi ha preso a picche e ha giocato subito l'asso di fiori e fiori. Ecco, siamo già sulla strada buona, ma vedete, fra poco ci accorgeremo che non è ancora quella vincente, perché est prende e adesso si gira a quadri e fra poco noi ci rendiamo conto che le nostre 9 prese sono diventate 8 perché non riusciamo a fare 3 prese di picche. Qui lisceremo a quadri, lisciamo, prendiamo il terzo giro, però abbiamo le fiori bloccate. Per sbloccarle dobbiamo mangiarci la donna di picche con il re. Eppure questa mano qui avevamo 9 prese, torniamo indietro e dobbiamo farle le 9 prese. Come si fa? Abbiamo detto che dobbiamo fare 4 fiori, 3 picche e 2 assi rossi. Ma prima di giocare l'asso di fiori, o possiamo giocare anche l'asso di fiori, ma prima di giocare la seconda fiori, bisogna sbloccare la donna di picche.
ora si continua fiori e nessuno ci impedisce di fare le nostre nuove prese. È chiaro che se per caso una vevera terzo lisciava, noi continuavamo a fiori. Ci hanno preso, adesso giocano quadri. E dice, siamo al punto di prima. No, non siamo al punto di prima, perché adesso noi possiamo benissimo lisciare o prendere quadri e incassare le nostre fiori. In che modo? Giocandole di picche e buttando via la donna di fiori. Adesso ci incassiamo le nostre tre fiori e poi abbiamo ancora l'asso di cuori da incassare. Mano numero 8. Due fiori apre ovest, passo, no, est dichiara due quadri, dall'altra parte dichiara due senza, c'è chi ne ha dette già subito tre, comunque tre senza è il traguardo di questa mano. Attacco normale, dama di picche. Anche qui sembra che le prese siano tante, tantissime, però se non si sta attenti si può andare sotto, soprattutto se gli avversari contro giocano bene. Allora, picche, prendiamo pure. Qui purtroppo, qui abbiamo un bel seme quinto di fiori, ma non sappiamo come andare al morto. E allora, vediamo un po' come si può giocare. Beh, intanto sblocchiamole queste fiori. E dama di fiori. Bene, ora il problema è come andare al morto. Beh, non ci resta che giochiamo le di quadri sperando che se lo prendano, ma adesso sud sa che ci sono le due fiori con la morte e ci vuole impedire di andarci e ce lo liscia. A questo punto che si fa? Noi abbiamo già fatto 5 prese, guardate che abbiamo ancora l'asso di picche, l'asso di cuori. Che cosa si può fare adesso? Adesso va, noi per andare morto possiamo ancora, ci possiamo andare in questo modo, giochiamo la donna di cuori. Adesso è a nord il compito. Vedete, anche a nord, se dovesse prendere con il re di cuori, vedete che adesso, anche se gioca picche, io ho la possibilità adesso di andare a morto con il fante di cuori e di incassarmi le due fiori. E allora che cosa può fare Nord? Nord potrebbe anche lui fare come ha fatto Sud, non prendere la donna di cuori. Ah beh, adesso a questo punto, Sud mi ha lisciato la quadri, Nord mi ha lisciato la cuori, ma io conto, ne ho già fatte 6 e ho ancora l'asso di picche e l'asso di cuori. E adesso gioco ancora quadri. E vedete che adesso, volente o nolente, le 9 prese io le ho già. Che mi hanno lisciato la cuori e adesso io con la ho già fatto 7 prese, ho ancora l'asso di cuori e il fante di quadri da incassare. Bene, mano numero 9. Vediamo, queste le ultime due erano quelle un pochino più complicate, vediamole un po'. Adesso, nord apre un quadri, est dichiara passo, sud dichiara un picche, nord dichiara un senza, che vuol dire che ha la mano bilanciata 12-14, sud dichiara due fiori, non perché ha le fiori, ma per interrogarlo per sapere se per caso dovesse avere minimo, massimo, soprattutto se ha tre carte di picche. Qui su questi due fiori molti hanno dichiarato due picche per dire che avevano un appoggio terzo di picche. C'è chi gioca la scaletta, c'è chi in un modo o nell'altro, ma comunque diciamo che il problema è che si arriva a sapere che il compagno ha la terza di picche, dove noi abbiamo dama fante 10 sesti. Ora, come si prosegue? Quando si è arrivati a questo punto, voi dovete ricordarvi che tutte le dichiarazioni, ma tutte, sono forzanti. A parte i 4 picche, ma devono essere tutte forzanti, perché altrimenti non avrebbe senso. Cioè, dopo questo passaggio, per me già 3 picche già dovrebbe essere una dichiarazione forzante, ma se avete il timore che il compagno non la possa capire,
E beh, allora quel punto lì non vi resta altro che se avete paura che qualsiasi cosa voi dichiarate, è chiaro che se voi dite quattro fiori, è chiaro che deve essere considerata per cubite. O se dichiarate quattro quadri, lo stesso, dovete pensare che sia una cubite. Altrimenti dovete passare per tre picche. Dopo essere passati per due fiori, il compagno vi ha detto che è l'appoggio terzo. Dire tre picche deve essere considerato forzante. Comunque, molti hanno tagliato la testa attorno, hanno dichiarato quattro senza. Dato che era sottinteso che la tu fosse picche, Nord ha dichiarato cinque cuori per dire che ha due assi dei cinque e Sud è andato a sei picche. Comunque, sei picche è il contratto normale di questa mano. Certo è che qui adesso tocca a Ovest attaccare. C'è chi è attaccato a cuori, chi è attaccato a fiori, ma l'attacco di quadri con il singolo non è mai sbagliato con lo slam, soprattutto quando magari noi non abbiamo assi. Perché, vedete, se il compagno dovesse avere l'asso di quadri, con l'attacco del singolo di quadri si batte il contratto, ma l'asso di quadri qua in Italia. Ma si può battere il contratto anche se il compagno dovesse avere l'asso di A2. E infatti molti sono andati sotto in questa mano perché con l'attacco quadri hanno giocato, vediamo, hanno preso a quadri, hanno giocato subito picche, dall'altra parte ha preso di asso, è ritornato quadri e c'è stato il taglio. Addio. Come si poteva rimediare? Ci deve essere sempre il campanellino d'allarme quando gli avversari, sugli attacchi degli avversari. Allora, questo attacco di quadri, voi vedete che di carte ne avete in abbondanza, avete anche tutti gli atù maggiori a parte l'asso. Quindi, questa mano qui bisogna prendere con il re di quadri. C'è sempre il timore che l'attacco venga da singolo, è altissimo. E allora bisogna giocare subito asso re di cuori e si butta via le quadri. Ora il pericolo del taglio non c'è, ma adesso dobbiamo rimediare le fiori. Beh, avendo tutte quante le atù maggiori, via, si gioca a fiori, ripeto, a parte l'asso di atù. Adesso per giocare i fiori, possiamo tagliare, anche se ci becchiamo il suo taglio, possono sottagliare soltanto con l'asso. Qualsiasi cosa giochino, vedete che gioco cuori, posso tagliarla tranquillamente senza correre nessun pericolo. Vedete che ho salvato il contratto proprio buttando via asse donna di quadri su asse di cuori. Certo, bisognava vederla, però c'è sempre questo rischio quando gli avversari attaccano di cartina dove ne avete tante, il pericolo che attacco venga da singolo è alto e quindi provate a vedere se c'è un rimedio. Ultima, è stato aperto due fiori, Ovest dichiara un quadri, adesso con queste carte qui, che si dichiara? C'è chi ha due fiori sembra pochino, tre fiori sembra esagerato, diciamo che quelli che hanno dichiarato tre fiori con queste carte poi è successo che il compagno ha cominciato a spingere e si sono trovati addirittura a giocare slam. Due fiori certamente sembra una sottodichiarazione, eppure bisogna trovare qualche cosa a metà strada che faccia capire che abbiamo una roba da 15-16 punti. Comunque, diciamo che c'è chi ha dichiarato tre fiori, dall'altra parte. Adesso c'è chi ha detto tre senza, ma è corretto dire tre quadri avendo la lunga, e tre senza li dichiara est, che è femmine e nobili. Adesso vediamo, perché molti sono andati, questa mano qui fa parte di quel gruppo di le mani. Una volta avevamo fatto un torneo dove il tema era la neutralizzazione, e qui è una di quelle mani che richiama proprio quel tema lì. Quindi
Vediamo perché. Adesso, picche, si mette la picca, noi prendiamo con la donna. Ora, il gioco normale è giocare quadri, per affrancarla. Nord non ha alcun interesse a prendere, quindi liscia. 10 di quadri, qui buttiamo di una cuori. Non lo possiamo coprire a 10 di quadri, e Nord, che conosce la situazione, liscia ancora. Ora che si fa? Perché dobbiamo andare a morto due volte. Una volta dobbiamo, certo, c'è chi ha fatto la base di cuori, c'è chi ha giocato piccola cuori e ha passato il 9, ma questo, diciamo, può funzionare fino a un certo punto. Non lo può prendere e giocare picche, che è quello che è successo a molti. Adesso, dopo aver preso picche, adesso che si fa? Come vedete, abbiamo fatto 4 prese, ne abbiamo 2 a fiori, arriviamo a 6, con 2 cuori arriviamo a 8, e da dove viene fuori la nuova presa? Perché le quadre non sono ancora buone. Che si poteva fare? Eppure questo contratto è in una botte di ferro. In che modo? Voi ricordate, non dovete fare tante prese. L'importante è mantenere il contratto. Dopo aver fatto queste 2 prese di quadri, bisogna andare al morto, ma bisogna giocare la dama di cuori e prenderla con l'asso. Guardate, al morto ci andremo ancora con fante 9 di cuori. È vero che gli avversari ci hanno lì, ma adesso giochiamo i 3 di quadri e sull'asso degli avversari si butta l'asso di picche. E questa si chiama neutralizzazione del seme degli avversari. Perché? Perché vediamo che cosa può succedere adesso. Nord ha preso con l'asso di quadri e, come vedete, adesso deve impedirmi di andare a morto a cuori, ma non potrà farlo. E se mi gioca picche, voi vedete che non possono impedirmi di andare a morto. Sud può incassare le di picche, ma come vedete, vedete che se gioca ancora picche, io vado al morto e mi incasso tutte le quadre buone. E se non gioca picche, dovesse giocare fiori, uguale. Io prendo, ma nessuno mi può impedire di andare a morto. Dunque io piccola cuori per il 9. Mi possono prendere, ma ormai 10 prese sono lì e nessuno me le porta via. Ok, buone vacanze a tutti. Grazie a tutti quanti, ci vediamo. Allora, io continuerò a fare il torneo del lunedì. Sì. Questo torneo ricomincerà a settembre. Ringrazio tutti quanti, te Carlo in modo particolare, per questa pazienza, e tutti gli amici che ci hanno seguito in questo periodo, e riprenderemo a settembre, se Dio vuole. Va bene? Grazie a tutti, grazie Carlo e buone vacanze. Ciao, ciao a tutti. È Tillus, ogni tanto devo mettere una carina, no? Questo no, stavo rispondendo a Tillus, questo se la fa Garozzo, ok. Ok, ok. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.